tutti. Allora, sto lavando il pelo, mi asciugo un pochino i capelli, vi voglio far vedere che cosa vorrei fare, ecco. Volevo provare a fare una cosa che verrà una chiavica secondo me, praticamente fare tipo 4-5 trecce e arrotolarle su se stesse e poi passarci sopra il phon per vedere che cosa ne viene fuori. Secondo me verrà una chiavica delle chiaviche. Comunque, vabbè, io prendo i capelli qua da dietro e comincio a fare delle trecce, poi le arrotolo su se stesse. Ok, diciamo così. È uno sfizio per vedere se per caso in questo modo venissero un attimino più mossi, perché io mi sono mandata a prendere su AliExpress cose poco, poco raccomandabili. Quando dico AliExpress sono sempre soldi che se ne vanno. Mi sono mandata a prendere, ho speso i soldi con la cartina, no, non quella che uso di solito per quello che state pensando voi, la carta PayPal, ecco la PostePay, e per 4 pleuri ho trovato una specie di beccuccio che si mette davanti a... C'è una forma anomala quel coso. Comunque è un coso che si mette davanti alla... se stavo dicendo all'aspirapolvere, all'asciugacapelli, vai che ce la fai, neurone, vai, vai. Lo so che sei solo e unico, però quando ho bisogno di te devi pur lavorare. Non riesco a farmeli da sole io purtroppo i capelli mossi, perché ci provai l'altra volta con dei bigodini di dubbia provenienza, ma purtroppo non sono usciti come volevo io, ecco. Lo so che è una cosa imbarazzantissima, mettetevi nei miei panni. No, forse vi andranno molto larghi. Comunque, questo è il risultato. Mi sono fatta due treccione giganti di qua e tre di qua con quelle dietro e le ho messi praticamente in questo modo, arrotolandole. Adesso ci passo il phon perché non ho più l'età, se no mi viene una di quelle botte ecco, cioè, lo sapevo che rimaneva un capello, vaffa mucca. Mi viene una cervicale che non avete idea, e li asciugo ben benino e li faccio stare così, tanto io devo andare a studiare, quindi non è che, insomma, non c'è pericolo che il mondo intero possa vedermi in queste condizioni, ma so fare un video. Vabbè, comunque, sembro quelle dell'Oktoberfest, non so se avete presente quelle che portano le birre, ecco. Ovviamente mi manca la materia prima sul davanti, però vabbè, lasciamo stare. Rosa, asciugati i capelli. Buongiorno, allora, vi voglio far vedere i capelli in modo un pochettino più decente, anche se decente, detto così, cioè. Diciamo, e mi sto truccando con questi matitoni qua della Essence, così vediamo un pochettino insieme come sono. Ieri non sono poi riuscita a riprendere bene perché era sera, praticamente i capelli li ho tenuti in posa diverse ore, almeno 5-6 ore, perché poi dovevo studiare, quindi non è che... Guarda, sono straluminosi. Questo è Pitch Perfect. Non lo vedrete mai, comunque, ma mi piacciono tantissimo, guardate. E vabbè, l'effetto tedescona qui con i cosarelli di Sailor Moon funziona, cioè arrotolare le trecce e farle stare ferme, però mi raccomando, quando le arrotolate, io poi ci ho passato un pochettino di gel spray, quello insomma di fissante, e poi li ho riasciugati con il phon bene, così prendono la forma e niente. Adesso ci metto così nella piega questo bronze. Ok, vediamo un pochino come viene questo trucco, anche se vi ripeto, purtroppo con questa luce, aspettate un attimo, magari così si vede meglio, ho acceso la luce. Ok, metto questo qui nella piega per fare un pochettino di
La cosa bella è che non serve sfumarli tantissimo in realtà. Ecco, diciamo che sono simili agli stick e shadow della Kiko, però si sfumano un attimino meglio perché sono un po' più morbidi. Il che è ottimo secondo me, perché gli stick e shadow di Kiko, appena li mettete, se non li sfumate immediatamente, si attaccano e non si staccano più. Non si sfuma, l'importante è sfumarli abbastanza presto, perché comunque alla fine pure questi tendono ad attaccarsi, però molto meno, cioè avete più tempo rispetto ai Kiko, ecco. Vedete? Poi magari cercherò di farvelo vedere alla luce il trucco, perché sennò... Adesso metto mascara, un po' di trucco, io penso che metterò questa qua, veloce veloce, che tanto lo sapete, io questa qua la metto sempre, quando sono proprio di fretta, e niente, ci vediamo dopo. Allora, sto sul treno, vi voglio far vedere questa, cioè guardate, è questa matita qua, un attimo che la prendo, eccola. E questa qua della Essence che vi ho fatto vedere nel video delle novità Essence, questa si chiama Yummy Berry. E poi niente, questo è il trucco, che non si vede benissimo perché qua c'è poco sole, però queste matite sono la fine del mondo, cioè a me piace tantissimo, sono belle brillanti. E niente, adesso sto nel treno, quindi i capelli sono venuti abbastanza bene. Riesco, poi vi porto un pochino con me. Amici, stiamo entrando nell'OIS alla ricerca dell'essence perduta. Ora facciamo un tentativo. Stanno allestendo però qua, vedi? Non ci sta niente. Comunque vestiti, la collezione nuova è carina. Vediamo un pochino, eccola! A parte che hanno messo un sacco di cose qua, Deborah. Ma ho visto quante cose. Guarda, Shaka. Dove sta? Vediamo che ci sta qua. Rimmel. Vabbè, Peppa Pig, non c'è interesse. Ah, pure qua sta, vedi? Amore. La Psician Formula. Guarda. È gigante, guarda. Ah, eccolo, la Sparagone. È lui. Ciao, Sparagone. I prezzi sono abbassati un pochettino, però, rispetto a 12,90. Vediamo un po'. Ci sta, amore. Ci sta, ci sta, ci sta. Non ci sta, vaffanculo. Questi sono i rossetti, guarda quanto sono belli. Cioè guardate, sono bellissimi. Però purtroppo se li sono fatti tutti. Allora, le matite, quelle labbra long lasting, dovrebbero essere queste. Sono queste, vedi? No, c'è il rosso. La rossa non mi serve, anche se sono finite. No, c'è questa. Rossa è bella. C'è questa che è carina qua. Che colore è? A Girl's Dream. Ah, questa è questa. Dobbiamo comprare. Sì, sento subito approved. Aspetta, prendiamo queste due. Che hai visto? Che cos'è? Che cos'è? La Wet n Wild. Grande, sento subito. Grande, sento subito. Grande santo, subito ho visto la Wet n Wild, cioè ci sono passata davanti e non l'ho vista. Mi regge un po' le matite, grazie. Oh mio Dio. Allora, i rossetti. Allora, Bianca mi aveva detto che questi rossetti sono ottimi. Ecco qua, vediamo un pochino. Vabbè, questo è lo stand, dopo vi faccio vedere se ho preso qualche cosa.
E non potete capire la gioia, il gaudio! Ho trovato la Wet n Wild! Cioè, guardate, ho preso tante cosine. Eccoli. Aspetta, vi faccio vedere almeno uno, ma se ce la faccio. Ho trovato alcuni di questi rossettini qua che Bianca mi aveva consigliato. Salute! Che Bianca mi aveva consigliato, che mi diceva che sono buonissimi. Purtroppo non ho trovato quel famosissimo Plum Fairy, che poi ce l'ho qua swatchato, che sarebbe questo bellissimo. Faccio vedere, questo dovrebbe essere quello sopra il rosso. È un colore meraviglioso, però non l'ho trovato. Praticamente già se li sono fatti tutti. Adesso ce ne andiamo a fare un altro giretto. Santo Subito, che ha preso a cuore la causa, mi porterà a vedere un altro posto dove c'è la Essence. Santo Subito. Vabbè. E niente, mo ce ne andiamo a fare questo giretto, per vedere, perché qua praticamente nella sua città ci sono molte, diciamo, molti più punti di OVS ricchi di trucchi, al contrario della mia città, dove quella piccola, minuscolo stand dell'OVS è preso d'assalto praticamente. Vedi, fammi da palo, Santo Subito mi fa da palo. Ragazze, cioè, io lo voglio questo coso, vi prego, vi prego, meravigliosa. Vabbè, stiamo andando a un'altra OVS per vedere se troviamo qualcosina, vediamo. Che? Vediamo se troviamo qualcosa pure qua, ma sì, 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 c'è il reparto trucco. Allora, qui c'è ancora la collezione, quella vecchia, i Love Spring. Oh, che ci sta qua di nuovo? Ah, questa. Carina però questa qua. Vediamo un po'. Ah, si è fatto la borsa, si è preso la borsa, la borsa. Vabbè. Allora, questa qua che cos'è? Springy Tap. Però non c'è il prezzo di questa palettina. Sì, qua ci sono le matite labbra. Questi sono i colori. Questo è bello, mo. Però questi sono quelli glossy. Io cercavo quelli matte. Questi, vedi, Velvet Stick. Però non c'è, infatti. Perché i Velvet sono quelli che vanno via prima. No, anche qui, come potete notare, ci sono questi stick qua. Vedete la disperazione nei miei occhi? Non c'era una grandissima cespa. Vabbè, comunque apprezziamo lo sforzo di avermi scarrettiato di qua e di là per trovare queste cose. Ma io volevo la palettina, cacchio, perché allora, se trovate la palettina, prendetela, perché era la fine del mondo. Io purtroppo non l'ho trovata, o meglio, l'ho trovata sdidazzata. E vabbè, noi ci andiamo a fare un giretto alla Lidl, se riesco a riprendere qualcosina, se no vediamo. Allora, sì, vai che ce la fai. Abbiamo fatto un giretto alla Lidl perché volevo trovare corpo, e ovviamente non li ho trovati, però ho trovato la Wet n Wild, quindi sono contenta. E adesso niente, ci andiamo a fare un girettino, e io vi saluto, chiudo il vlog e spero di avervi fatto compagnia come al solito. Un bacione e alla prossima, ciao.